Buongiorno e benvenuti a tutti, benvenuti e buona giornata mondiale dell'ambiente a tutti. A Livorno oggi la festeggiamo in una maniera molto particolare, in maniera attiva, perché grazie a una serie di soggetti del territorio, prima tra tutti l'ente Parco che gestisce l'area marina protetta delle Secche e della Miloria, ma facciano anche il Comune di Livorno, la Capitaneria di Porto e tanti altri di cui vi parlerò nel corso di questa diretta. Abbiamo organizzato un'iniziativa molto importante che si ripete dopo 2 anni, iniziativa di pulizia dei fondali delle Secche della Meloria. Le Secche della Meloria sono un'area marina protetta, istituita dal Ministero dell'Ambiente e in cura al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuco, un'area marina protetta che sta si affaccia su Livorno, dalle caratteristiche biologiche e ambientali uniche nel suo genere e appunto, come dice il nome stesso, un'area che va protetta, per cui va sicuramente fruita e vissuta dalle persone, ma va fatto in maniera rispettosa. Come saprete tutti, ormai è di pubblico dominio, si sa che purtroppo i nostri mari sono molto inquinati dalla plastica. Sicuramente la giornata di oggi non è che ci leverà questo problema per sempre, ma innanzitutto diamo il nostro contributo e poi facciamo vedere che un altro mondo, un mondo ambientalmente sano è possibile, serve l'impegno di tutti, sia come dire in queste azioni, sia anche nel ridurre poi. È anche un appello nel ridurre la produzione e soprattutto la dispersione delle plastiche, in maniera particolare delle plastiche monouso, che poi altrimenti vanno a finire nei nostri mari, dai fiumi ai mari e poi sulle spiagge. La giornata di oggi è molto ricca di iniziative, si compone sostanzialmente di 3 parti. La prima parte, appunto, quella il cuore dell'iniziativa, che è già partita, ci sono una serie di imbarcazioni, grazie anche alla collaborazione di, appunto, abbiamo detto, Capitanerie di Porto, dell'autorità portuale, di Assonautica, di Lega Navale, di tutto il mondo del diving, eccetera, e sono ora alla Meloria, appunto, a fare questa pulizia dei fondali. Ma non solo, c'è in corso una mostra d'arte allo scoglio della Regina, dove appunto sono state scelte 25 opere di 25 artisti dedicate all'ambiente. E infine, sempre intorno alla scoglio della Regina, c'è una pulizia anche a terra, perché come abbiamo detto, le plastiche finiscono anche sulla spiaggia e nelle zone a terra. Ecco, ora vedo collegata, c'è Ilaria Rossetti della cooperativa Aplisia, che ha organizzato tutta l'iniziativa. La vediamo proprio davanti allo scoglio della Regina. E quindi, Ilaria, innanzitutto, come sta andando? Come inizia la giornata di oggi? Vedo che il tempo non è forse molto clemente, ma siamo riusciti comunque a partire e già cominciare con una buona, insomma, di buona lena. Sì, la giornata all'inizio non ha aiutato perché pioveva, però ora si è risistemata e devo dire la verità che nonostante questo piccolo ostacolo sta andando molto bene. Gli ecovolontari che si sono impegnati nella pulizia sono a buon punto e ci sono tanti bambini che sono venuti e hanno partecipato a questa pulizia delle spiagge intorno allo scoglio della Regina e hanno raccolto già un buon quantitativo di spazzatura, purtroppo segno un po' anche della nostra inciviltà e un po' trascuratezza, però diciamo che queste attività, come hai detto giustamente te, non risolvono sicuramente il problema, ma comunque aiutano perché tutto fa una piccola gocciolina può aiutare a migliorare il nostro ambiente. Quindi ora i bambini stanno facendo una classificazione dei rifiuti che hanno raccolto. Nel frattempo ci sono tutti i principali, diciamo, protagonisti di questa iniziativa con dei punti informativi qua allo scoglio della Regina, quindi la Capitaneria di Porto, l'autorità portuale come citavi precedentemente, la Lega Navale, naturalmente lo stand dell'area marina protetta e dell'AMS che si sta occupando
della raccolta qua a terra, dei ragazzi di Songs of the Ocean che appunto partecipano attivamente a questa parte di pulizia, e stiamo iniziando anche a montare la mostra che è in fase di installazione, quindi diciamo che sta procedendo tutto secondo i piani, tutto a posto. Va bene, grazie mille Ilaria, ben detto di Aplisia, appunto la cooperativa che organizza questa iniziativa, che ci ha anche ringraziato, e aggiungo anche ai nomi da ringraziare l'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, e poi abbiamo anche IBE CNR, la Scuola Superiore Sant'Anna, e poi abbiamo appunto che fanno a fare la pulizia, c'è l'Università di Pisa e c'è la Thalassa Marine Science and Communication. Praticamente vi spieghiamo perché, e poi ne parleremo più avanti nel corso della diretta, le plastiche, i rifiuti che vengono raccolti sulla spiaggia vengono analizzati, catalogati anche per motivi scientifici, per capire meglio che tipi di rifiuti sono, da dove arrivano, e quindi poi servono anche scientificamente per dare delle informazioni che possono essere utili a migliorare la situazione. Ora, abbiamo detto che c'è stato il ritrovo questa mattina, subito di mattina, abbastanza presto per iniziare la pulizia, e quindi vediamo se abbiamo un contributo video che fa vedere appunto il momento della partenza. Ti chiedo alla regia se abbiamo il contributo video. Intanto vedete appunto dalle immagini che vedevate da Ilaria, eccolo. Ecco, questi sono appunto, sono partiti, vedete questi qua, la pulizia a terra, sono partiti con tutti gli strumenti necessari, anche con le t-shirt appunto della giornata. Ricordiamo, la giornata si chiama MPA, Meloria Protection and Art, ma non solo, MPA è anche, volendo, l'acronimo inglese di Area Marina Protetta, girata al contrario. Benissimo, se abbiamo terminato con... Ecco, vediamo sempre Ilaria. Sì, a questo punto, se abbiamo finito con i contributi video, io darei la parola alla Capitaneria di Porto, che appunto è al largo dei fondali, al largo della Meloria, a fare la pulizia dei fondali. Vedo che abbiamo... buongiorno, siete a terra con la Guardia Costiera, buongiorno, Jenny Ceccarelli. Sì, sono il tenente Ceccarelli, siamo qua a terra allo Scoglio della Regina con il nostro stand per presentare appunto l'attività della Guardia Costiera a tutela dell'ambiente marino costiero, per cui abbiamo degli strumenti attraverso i quali campioniamo e monitoriamo il nostro mare. E infatti anche questa mattina i nuclei sub della Guardia Costiera sono andati a fare pulizia dei fondali. Per cui forse passeranno anche qua da Scoglio della Regina e mostreranno appunto i rifiuti raccolti. Inoltre, appunto, qui accanto a me potete vedere anche i mezzi della Guardia Costiera Emissioni Zero, grazie a un protocollo d'intesa con il Ministero della Transizione Ecologica, per cui ogni direzione marittima sono state consegnate queste macchine ecosostenibili che ci permettono un pattugliamento a terra vicino alle aree marine protette, per cui consentono appunto di non inquinare e facilitare l'attività della Guardia Costiera a tutela dell'ambiente marino costiero.
Quindi da voi un impegno che chiaramente è sempre a tutela dell'ambiente, quindi spieghiamo anche ai nostri spettatori che l'attività della Capitaneria di Porto Guardia Costiera non è solo insomma, quella che tutti immaginano, come dire, di attenzione ai reati, per esempio commerciali, ma è anche un'attività molto attenta all'ambiente, vero? Fate anche molti controlli a questo punto di vista. Sì, noi abbiamo proprio delle competenze date appunto dal testo unico ambientale in materia di accertamento di illeciti a danno dell'ambiente marino costiero e anche in materia di traffici illeciti di rifiuti, per cui abbiamo personale che si occupa proprio di controlli sia in ambito di acque sia in ambito di rifiuti, ma ci occupiamo anche di attenzione per quanto riguarda gli scarichi in mare da appunto mezzi commerciali, per cui eventuali inquinanti da idrocarburi o anche le emissioni da parte delle navi appunto in atmosfera. Per cui diciamo che la nostra competenza è ampia in materia ambientale e facciamo appunto vigilanza nelle aree marine protette, insomma l'attività è abbastanza completa in ogni attività. Va bene, grazie mille per la vostra testimonianza di oggi, soprattutto per il vostro lavoro quotidiano. E ora, adesso in questo momento vedo che abbiamo collegato direttamente al largo della Meloria Francesco De Carlo. Buongiorno, mi sente? Come sta andando l'attività di pulizia dei fondali? Sentiamo se riusciamo a collegarci, chiaramente... L'area, ecco, vediamo se Francesco De Carlo ci sta sentendo. Vedo che muove la telecamera, il telefonino. Vediamo una vela. Francesco De Carlo. Se no, mentre aspettiamo se riesce a sentirci, probabilmente c'è qualche problema con l'audio, capite? A largo non è proprio così immediato la trasmissione. Vediamo di mandare un contributo video che appunto racconta sempre un inizio di questa giornata molto bella, molto particolare per la difesa del nostro ambiente e delle secche della Meloria. Vediamo se la regia riesce a mandarlo in onda mentre aspettiamo appunto il collegamento di Francesco De Carlo. Eccolo, il video sta andando. Eccolo. Ecco, vediamo queste immagini che vedete la mattina, appunto, vedete il tempo non era dei migliori, ma c'è stato un gommone, è andato in ava scoperta, appunto, per vedere se la giornata poteva andare avanti, poteva iniziare, e quindi è stata risposta positiva e ora appunto abbiamo le decine di navi e di barche e di persone impegnate nella pulizia in questo momento. Vediamo se riusciamo invece ora a collegarci con Francesco De Carlo. Francesco De Carlo, mi senti in questo momento? Vedevo che si muoveva il video. Francesco De Carlo, mi senti? Pronto Francesco De Carlo? Chiaramente io vi ricordo anche che appunto, anche se non siete potuti andare a fare la pulizia alle secche della Meloria, vi invitiamo chiaramente ad andare tutto il giorno, sarà alla Scoglio della Regina, davanti al centro di Livorno ci sarà questa bellissima mostra di arte. Vi ricordo anche che è stato organizzato un concorso fotografico molto, che ha visto una bella partecipazione, molto interessante, e i fotografi che hanno vinto questo concorso sono in questo momento sono
anche loro a fare la pulizia, perché uno dei premi appunto previsti da questa iniziativa era la partecipazione attiva e una lezione di biologia marina con i biologi di Aplisia, e anche i primi rudimenti della navigazione a vela spiegati dalla sezione di Livorno della Lega Navale. Ora, mentre aspettiamo, vediamo se riusciamo a collegarci con il largo, con la Meloria, con Francesco De Carlo, abbiamo collegata la professoressa dell'Università di Siena, Letizia Marsili, un'esperta. Lavora al Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, nonché direttore del Centro Interuniversitario per la Ricerca sui Cetacei e coordinatore del gruppo di ricerca e monitoraggio ambiente marino terrestre. La professoressa Marsili, l'abbiamo chiamata e siamo contenti che ha accettato la nostra proposta di intervenire e ci vuole parlare, ce lo spiegherà chiaramente meglio lei, del rapporto tra la salute delle specie viventi nel mare e appunto l'inquinamento, e anzi in maniera particolare il suo intervento è sull'invisibile contaminazione del mare come un rischio non calcolato per la salute delle specie viventi. Professoressa Marsile, mi sente? Professoressa, la vedevo collegata prima, non so se mi sente sempre. Allora, forse anche la professoressa ha dei problemi di collegamento. Eccomi. Eccola. No, buongiorno. Mi ero alzata un attimo, sinceramente. Ah, bene, bene. Buongiorno. Buongiorno a lei. Abbiamo detto, insomma, che la ringraziamo per aver accolto il nostro invito e intervenire in questa iniziativa per noi molto importante della pulizia, e lei in particolare l'ho introdotta, insomma, con quello che fa, i suoi ruoli nella ricerca, e ci vuole parlare della salute delle specie viventi in questo ambiente contaminato purtroppo dal nostro inquinamento. Sì, io avevo dato un titolo un po' particolare alla mia presentazione in questa giornata. Era una contaminazione invisibile, perché certo quello che avete fatto oggi è una cosa meravigliosa. Cioè, voi siete andati a ripulire le spiagge, a ripulire i fondali, ma la contaminazione viene anche da terra. Cioè, diciamo che il mare è il serbatoio finale di tutta la contaminazione che avviene nell'ambiente terrestre. E quindi giornalmente le nostre azioni sono importantissime per poter evitare proprio quello che poi noi ritroviamo nel nostro bacino. Il Mar Mediterraneo poi è un mare molto particolare, si conosce benissimo, un mare semichiuso, tutto quello che vi arriva vi permane per tantissimo tempo. E vi è una contaminazione che proprio non è facile da comunicare. È quello che sto cercando di fare oggi, parlando e basta, senza il supporto di immagini, di slide, che è una contaminazione che non si vede. Cioè, quello che è stato fatto oggi è facilmente comunicabile, perché tutti abbiamo il fastidio legato al marine litter, allo sporco che noi ritroviamo nelle nostre acque, nelle nostre spiagge. Cioè, a tutti veramente dà noia e dà fastidio fare una nuotata e trovarsi un sacchetto che arriva sulla faccia, oppure andare a camminare e vedere nei nostri trekking meravigliosi in alcune zone veramente spettacolari o lungo la spiaggia trovare lo sporco che viene lasciato e che viene portato dal mare. Però vi è una contaminazione che non si vede e che non è facile da far capire né da raccogliere. Quindi non si può fare una pulizia da quella, ma sono solo le azioni dei governi, le azioni veramente a livello mondiale che possono portare a dei miglioramenti del nostro mare. Se qualche cosa noi possiamo fare di attivo andando a pulire una spiaggia dalle plastiche e dal marine litter in genere o un fondale, molto difficile fare qualche cosa per impedire che tutti quei contaminanti che giornalmente arrivano al mare a causa
delle industrie, delle attività di mobilità, delle navi, delle perlustrazioni petrolifere, delle attività di coltivazione, di allevamento che avvengono a terra, delle attività nostre, della nostra vita quotidiana, poi possano essere in qualche modo concentrate e si possa fare qualche cosa per poterle migliorare. Quindi una contaminazione, lo dico sempre, l'emblema di questa contaminazione è ancora il DDT, il famoso pesticida che nel 2001 sarebbe stato vietato nella produzione e nell'utilizzo dalla Convenzione di Stoccolma, ma che ancora l'Italia, unico paese dell'Europa, non ha ratificato. E comunque vi sono delle deroghe all'utilizzo di questo contaminante, per cui viene utilizzato in altre parti del mondo, e tramite un sistema di fallout atmosferico che prende proprio il nome di effetto cavalletta, si hanno dei salti dalle zone di maggior caldo che è sulla Terra alle zone di freddo che si trovano a livello atmosferico, in modo che si dia la ricondensazione di questo contaminante, e proprio come una cavalletta salta da tutte le parti del globo fino ad arrivare alle zone remote dell'Artide e dell'Antartide. Gran parte di questi contaminanti sono legati anche a quelle plastiche che sono state trovate, perché quando le plastiche vengono triturate in parti molto piccole, come quelle che vengono chiamate microplastiche, cioè inferiori a 5 mm, ma addirittura le nanoplastiche che non possiamo vedere, che sono inferiori a 100 nanometri, queste funzionano come delle spugne a cui si legano tutti questi contaminanti che si trovano nell'ambiente marino. Quindi una contaminazione duplice, quella che vediamo, quella che non vediamo, e le problematiche importanti se i governi non trovano degli accordi per poter in qualche modo regolare l'utilizzo di queste sostanze, ma a livello globale, perché non importa che vengano regolamentate soltanto in una nazione, soltanto in un paese, perché proprio subiscono questo trasporto a livello di tutta la biosfera. Spero di aver fatto capire quello che veramente possono rappresentare questi cambiamenti. Cosa devo fare? Ti prendere male. Sì, è stata molto chiara, professoressa, la ringraziamo. Chiaramente il mare non conosce confini, non conosce confini politici, quindi sono necessari accordi dal punto di vista globale, ed è allarmante sicuramente anche quello che ci ha detto sul DDT, che dovremo vedere di fare qualcosa in più. Ora ringraziamo ancora la professoressa Marsili e andiamo invece a terra, dove abbiamo la raccolta della plastica, delle spazzature a terra. Abbiamo per Sons of the Ocean, abbiamo Matteo Vacchi. Buongiorno, come sta andando la raccolta e cosa avete trovato? Sì, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo appena terminato la raccolta con i bambini che sono intervenuti stamattina, che stanno pian piano adesso uscendo, e abbiamo raccolto un bel po' di sacchi, qui nella zona dello scoglio della Regina, in realtà fino più o meno alla zona della Bellana, e adesso stavamo facendo una categorizzazione del materiale a campione. Lo potete vedere qua appunto su questo telo steso. Questo è uno dei sacchi che abbiamo aperto. Stiamo facendo una categorizzazione da un punto di vista delle tipologie di plastica e in generale di rifiuto che troviamo, per cercare di capire quali sono le sorgenti di inquinamento nelle diverse zone del litorale livornese, ma non solo in realtà. Quindi qui potete vedere che il materiale trovato è soprattutto imballaggi alimentari. L'estate è un grande classico, diciamo, delle coste livornesi, e poi soprattutto tanto tanto materiale da fumo. Questo è abbastanza in linea con quello che si trova in tutte le zone di coste urbane, perché purtroppo c'è una grossa dispersione di materiale nelle zone che sono più frequentate dalle persone, che quindi rimangono poi nell'ambiente costiero, e sono uno dei materiali che troviamo più soventemente durante le raccolte. Poi, altra cosa interessante, tantissime bottiglie come al solito. Questo è un altro, diciamo, un altro grande classico delle nostre raccolte,
e tanti piccoli imballaggi di tipo alimentare che purtroppo sono abbandonate. Diciamo, tutto questo materiale, la maggior parte di questo materiale che abbiamo trovato qua oggi alla Scuola della Regina è materiale che in realtà è molto locale, nel senso che è stato abbandonato e è stato ha viaggiato poco nell'ambiente costiero. In altre zone, come nella zona più a sud di Livorno, nella zona del Marroccone e nelle altre spiagge più a sud, abbiamo trovato anche molto più materiale che invece ha un'origine tipicamente marina, quindi da trasporto delle onde. L'idea di questo progetto, che si chiama Plastica Mare, che è un progetto in collaborazione appunto tra l'associazione Sons of the Ocean e il Dipartimento di Scienze della Terra e di Biologia dell'Università di Pisa, è quello di fare una classificazione del tipo di materiale attraverso l'aiuto degli ecovolontari e poi cercare di fare della statistica spaziale, soprattutto per cercare di capire quali sono le maggiori sorgenti di inquinamento appunto partendo qui dalla zona delle coste pisane e livornesi, ma in realtà questo progetto di scienza partecipata si sta molto allargando perché abbiamo fortunatamente volontari che ci mandano dati anche da altre zone d'Italia. Grazie mille Matteo Vacchi, sicuramente molto interessante capire appunto da dove arriva questa spazzatura, perché in alcuni casi, come diceva, arriva direttamente dalle zone, in altri posti, quando vediamo la spazzatura sulle spiagge, può anche essere arrivata dal mare, per esempio sulle spiagge di San Rossore. La spazzatura che troviamo arriva dai fiumi Arno e Serchio, e chiaramente dipende sempre un po' anche appunto da quali foci dei fiumi ci sono vicino, anche dalle correnti marine, a volte arriva una spazzatura veramente da lontano. Adesso ringraziamo molto per la vostra iniziativa, per la vostra collaborazione. Ricordiamo anche, hanno collaborato i Pirati della Plastica Reset Livorno, oltre, dicevamo, all'associazione che collabora con l'Università di Pisa, cioè Thalassa Marine Science and Communication, per fare questo lavoro molto interessante e importante di analisi. E ora vediamo se invece riproviamo a fare il collegamento difficile, ma noi ci proviamo lo stesso, con Francesco De Carlo, che mi dicono che ora è proprio sbarcato allo scoglio della Meloria. Francesco De Carlo, io non ti vedo, ma mi senti? Eccolo, ora ti vedo. No, non ti vedo più. Francesco De Carlo, riproviamo. Ma intanto che vediamo se riusciamo a collegarci con Francesco De Carlo, voglio ricordarvi, ecco, i vincitori del concorso fotografico che appunto hanno vinto questa la possibilità di partecipare direttamente attivamente con l'imbarcazione per andare a pulire i fondali, ma anche hanno una lezione di biologia marina e una lezione di vela. Sono per tre categorie sono state del concorso fotografico: ambiente, protezione e memoria, e i vincitori sono Stefano Guerrieri, Francesco Luongo, Andrea Dani, Evelina Diara, Veglia Chiericoni, Maurizio Di Fiore, Robert Esposito e Enrica Balleri. Due di questi, anzi, hanno avuto anche due fotografie premiate. Allora, se non riusciamo a trovare Francesco, se riusciamo di nuovo ancora a collegarci con Francesco De Carlo, abbiamo invece, possiamo entrare dentro l'iniziativa, quella artistica in cui è in corso l'allestimento allo scoglio della Regina. Sono già state installate circa la metà delle opere d'arte. Su questo abbiamo un video di contributo, chiedo alla regia se lo può mandare in onda. Ricordiamo che quali sono i nomi degli artisti che espongono oggi allo scoglio della Regina: sono Aurora Bresci, Simone Di Maggio, Diana Milea, Emilia Trevisani, Federica Fumarola, Gianluca Palazzolo, Ilaria Giulio Dori, Francesca Lombardi, Matteo Carnemolla,
Matteo Giuntini, Mattia Correggiari, Francesca Nicolosi, Oblogo Esto Rounds, spero di averlo detto bene, Riccardo Pacitti, Umberto Staglia, Redville, chiaramente alcuni penso che siano nomi d'arte, Carlotta Bianconi, Aimone Bonucci, Alessandro Puccinelli, Margherita Citi e Gianluca Tramonti, Caterina Dellicarri, Melissa Marchi, Van Job, Linda Mannucci, Francesco Taviani e Martina Cesarini. Ecco il video. Ecco il video, ma abbiamo forse, se riusciamo forse a collegarci con Francesco De Carlo. Francesco, mi senti? Io vedo delle immagini, non ti sento, ma vedo delle immagini. Vedo che appunto ci sono, vedo le immagini dello scoglio, della Meloria, della Torre della Meloria, con le persone appunto che stanno facendo questa attività. Chiedo, Francesco, no, non ti sento, riprova a parlare perché forse stai parlando, ma devi attivare il microfono oppure c'è un problema di collegamento più probabilmente. Non riesco a... Tanto se vediamo appunto che questa giornata di pulizia sta andando avanti, ora come funzionerà? Funziona che... tutta la spazzatura è raccolta, poi chiaramente una cosa molto importante, ecco vediamo le attività in corso alla Torre della Meloria, vedete le persone impegnate, poi questa spazzatura prima viene raccolta, viene chiaramente messa nei classici sacconi e poi viene portata a terra perché è molto importante, chiaramente la spazzatura va smaltita e viene smaltita grazie all'accordo che c'è per organizzare questa iniziativa con l'Abromare. Ecco, ora vedete anche voi le immagini, vedete molte persone impegnate, molto importante. Ecco Francesco, ti vedo, mi senti, riesci a parlare? Forse non può ancora sentirmi, appunto, però noi lo vediamo, ti vediamo, vediamo appunto le molte persone impegnate, dicevamo questa spazzatura viene, ecco, vedete anche c'è Andrea Porchera è responsabile per l'ente parco della gestione dell'area marina protetta, quindi anche tutto quello che riguarda chiaramente i permessi perché è importante che ci siano delle regole per di fruizione perché si possa fruire di questa bellezza rispettandola. Io però non sento, vedo Andrea Porchera che parla ma non sento l'audio, chiedo un secondo alla regia. Un secondo la regia, vediamo appunto anche dietro i gommoni che sono impegnati, purtroppo un tempo non perfetto oggi come è stato nei giorni scorsi, ma questo non ha fermato i nostri volontari che sono, vedete anche ci fanno vedere, io provo a interpretare perché chiaramente purtroppo l'audio non sta funzionando per problemi di connessione, evidentemente siamo varie miglia al largo della costa, ecco vedete un po' la spazzatura che è stata raccolta in questa occasione, come appunto vi dicevo, sarà poi, grazie alla Bromare, portata a terra e sarà smaltita perché è necessario quando si fanno queste operazioni di pulizia, bisogna sempre pensare che poi il rifiuto andrà
smaltito e, se possibile, anche evidentemente riciclato o comunque trattato in sicurezza. Ricordiamo anche che purtroppo, quando a volte si, adesso non mi sembra questa l'occasione, quando si fanno queste opere di pulizia, soprattutto a terra, a volte si trovano materiali anche ecologicamente molto, molto difficili da trattare, come l'amianto, e che hanno delle procedure particolari. Ecco, vediamo, penso di vedere, ora vedo male il video, ma penso che sia responsabile della Lega Navale, se non sbaglio, oppure della Lega Navale, sì, mi sembra di capire. È difficile capire senza avere l'audio. Comunque, appunto, ancora una volta ringraziamo tutto il mondo del diving e tutti coloro, tutte le associazioni e persone che stanno collaborando per la buona riuscita di questa iniziativa. Ecco qua, vedete, ringraziamo appunto diciamo Andrea Porchera, responsabile dell'ente parco, e sicuramente ci fanno una panoramica. Ecco, vedete, ecco Francesco De Carlo, che ci fa vedere ancora le tante persone impegnate in questa opera. Adesso, se purtroppo non riusciamo ad attivare il collegamento audio, vediamo se era stato interrotto il video, quello che spiegava appunto l'iniziativa artistica allo scoglio della regina. Lo facciamo riprendere, chiediamo all'archivio della regia, ecco, cosa, se si può rimandare in onda quel video. Anche se sicuramente, ecco, qua abbiamo due giovani impegnati nella pulizia. D'altronde, come diceva anche la professoressa, tenete presente che quando andiamo noi sulla spiaggia e vediamo la spazzatura, alcune di queste spazzature appunto arriva da qualcuno che si è messo a vivere la spiaggia in maniera scorretta. C'è anche altra... Ecco, mandiamo il video ora in questo momento. Mandiamo il video della mostra artistica. Ed ecco, avete visto insomma, anche l'arte fa dal suo contributo alla battaglia per diffondere sempre di più una cultura ecologista, una cultura di rispetto dell'ambiente, che chiaramente non deve essere un ambiente che deve essere, l'ambiente è sempre in continuo movimento, ma che per l'essere umano deve essere un rapporto sano con la natura, fruendone, ma chiaramente rispettandola e rispettando i suoi cicli e le sue caratteristiche. Ora vediamo se riusciamo a vedere appunto la mostra. Volevamo collegarci di nuovo con Ilaria, vediamo se
Ilaria mi sente? Ecco, buongiorno, di nuovo buongiorno Ilaria, sei sempre allo Scoglio della Regina, si sta allestendo la mostra degli artisti, vogliamo vedere alcune di queste opere che sono state installate. Ilaria, mi senti? Aspetta un attimo. Eccola, ecco, vediamo. Aspettate un attimo, ok. Ci siamo, benissimo. Sì, ok. Allora, le opere, non so se riuscite a vederle, sono installate ora i lampioni qua del Viale dello Scoglio e abbiamo i nostri, quelli che hanno, i ragazzi che hanno organizzato la mostra, Francesco Perrotti e Pamela Rotondi, che come vedete sono lì operativi, stanno installando le ultime bandiere. Dove sono state stampate le opere di 25 artisti selezionati nella call che è stata fatta e che si è conclusa a metà maggio. Ora chiederei a Francesco di scendere dalla scala con calma, senza farsi male, per venire a dire due parole un attimino su questa cosa. Un attimino che siamo in fase... Sentiamo Francesco, una delle, sì, delle anime di... Arriva, gli passo le cuffie. Di Merce Marcia, sì, tu passi le cuffie, intanto io... lo presento, Merce Marcia, associazione che appunto ha organizzato questa mostra. Ecco, buongiorno Francesco, buongiorno, buongiorno a tutti, mi lavo la mascherina perché... Leva la mascherina, sì, tanto siamo all'aperto e a distanza. Ciao a tutti! Buongiorno, come sta andando questa installazione? E, insomma, siete soddisfatti di questa iniziativa? Sì, assolutamente sì, l'installazione sta andando bene, siamo anche abbastanza veloci, stiamo seguendo il rullino di marcia a pieno, siamo praticamente a metà e ci mancano 1, 2, 3, 4, 5 pali più i pali iniziali, poi installeremo anche la mostra fotografica, ma i pannelli sono già stati preparati, basta solo metterli in sicurezza e siamo a posto. Quindi... Ecco, riesci a farci vedere, avvicinarti a una di queste opere così anche le finiamo col cellulare, le facciamo vedere ai nostri spettatori, certo. cosa rappresentano. Ecco, vediamo per esempio che avete messo due opere per ogni ogni polo ha due opere, le opere sono veramente varie, gli artisti hanno affrontato questa tematica del mare in maniera molto libera e creativa, devo dire. Ci sono da opere più grafiche a opere più astratte, tantissimi artisti e artiste, devo dire un bellissimo mix di ragazzi e ragazze che hanno partecipato e siamo veramente molto felici di questo perché ci teniamo tanto. Ci sono tantissimi artisti di Livorno, ma anche persone che vengono da fuori. Se posso, per esempio, faccio vedere quell'opera lì, che è quella dove c'è scritto "non vedo, non esiste". Avviciniamoci piano piano, qua vedo, ora vedo, ecco, perfetto. Questa è un'opera di nata dalla collaborazione di due artisti, Alessandro Cuccinelli e Mone Bonucci. Alessandro Cuccinelli è un fotografo veramente di fama internazionale, il suo lavoro è bellissimo ed ha a che fare col mare, se potete seguitelo, perché un artista pisano ma vive in Portogallo e fa questi ritratti del mare in tempesta veramente incredibili. E Aimone Bonucci è un ragazzo qui di Livorno, è un designer ma anche un artista. E si conoscono e hanno pensato di collaborare per questa call, è nata questa opera molto interessante che diciamo mixa il lavoro fotografico con quello di grafica. Ma ci sono tanti altri artisti molto interessanti e molto bravi. Penso ai ragazzi di Livorno, Margherita Citi e Gianluca Tramonti, che hanno fatto una loro interpretazione di una mappa di quello che è l'ambiente marino livornese, oppure Caterina Dellicari, che è un'illustratrice che ha interpretato in maniera molto, molto dolce, direi, questa figura femminile con una corona, Torre della Meloria, molto bello. Ma siamo veramente molto felici e ringraziamo tutte queste persone che hanno collaborato, gli organizzatori, perché è veramente una bellissima opportunità e siamo contenti di poter promuovere l'arte, ma anche e soprattutto cercare di portare il nostro contributo attraverso l'arte alla tutela ambientale del mare in particolare.
Opere appunto molto belle, adesso le abbiamo fatte vedere alcune, non facciamo vedere tutte perché appunto invitiamo gli spettatori ad andare direttamente allo Scoglio della Regina a scoprirle. E fino a quando sarà visitabile? Saranno visitabili allora, queste la opere? Mostra sarà su fino a domenica prossima, quindi fino al 13. Quindi tutta la settimana chi vuole può venire, le opere rimarranno qui installate, ci si può godere quest'arte in questo bellissimo parco incredibile, questa terrazza sul mare metafisica, bellissimo. È vero, è un po' da chirichiana questa terrazza col mare, anche per le costruzioni che ci sono. Ringraziamo ancora Francesco di Merce Marcia, ringraziamo per il vostro lavoro e ringraziamo gli artisti che hanno risposto alla call e complimenti a quelli che hanno vinto e hanno le loro opere esposte. Grazie ancora. Adesso a questo punto la nostra diretta va verso la fine. Chiaramente non può andare verso la fine l'impegno per una tutela dell'ambiente, che invece deve essere costante e quotidiana, che può essere sia nei piccoli gesti di ognuno di noi, sia anche, come ha ricordato la professoressa Marsili, ci vuole un impegno anche forte dei governi nazionali e internazionali, ci vogliono accordi importanti e stringenti. Chiaramente noi come cittadini possiamo e dobbiamo far sentire la nostra voce ai governanti perché questi accordi si realizzino. Appunto abbiamo fatto vedere invece l'immagine dello scoglio della Regina in quei luoghi. Vi ricordiamo che nei prossimi anni sarà realizzato un centro visite a cura di Comune di Livorno e Parco, perché vogliamo che anche chi non possiede una propria imbarcazione comunque possa andare a vedere le bellezze della Meloria, organizzando delle gite appunto con il futuro centro visite che sarà lì. Ringrazio tutti i partecipanti a questa iniziativa, poi vi faremo sapere anche con più dettaglio quanta spazzatura e quali tipi di spazzatura sono state ritrovate. Nel salutarvi e nell'augurarvi una buona giornata mondiale dell'ambiente, chiaramente giornata mondiale è un'occasione per ricordarlo, ma dovrebbe essere tutti i giorni la giornata dell'ambiente, vi salutiamo con un video che racconta appunto un po' che cos'è l'area marina protetta delle secche della Meloria, un'area di grandissimo pregio ambientale e biologico, appunto, che è del Ministero dell'Ambiente ed è curata dall'Ente Parco. Prego, e con questo video vi saluto e vi auguro a tutti buona giornata mondiale dell'ambiente.
specie alloctone, nelle cosiddette specie aliene. Anche nel caso della meloria ci sono numerose specie aliene, fra le quali cito Caulerpa cilindracea, che è un'alga la cui capacità di espansione viene amplificata laddove le condizioni che trova sono già deteriorate. La sfida è dunque quella di gestire al meglio questo patrimonio naturalistico, ostacolandone le minacce e promuovendone la fruizione sostenibile. In quest'ottica, GIREPAM mira a migliorare la governance e la gestione delle aree marittimo-costiere, in grado di superare una visione territoriale verso un approccio globale condiviso, che tenga conto delle prospettive europee per lo sviluppo di un'economia blu-verde. Un progetto transfrontaliero così complesso e multidisciplinare come GIREPAM dà l'opportunità in questo preciso campo della gestione tedesca di affrontare questo problema, quindi di innanzitutto conoscere quali sono i pregi, i difetti e le potenzialità del sistema, quindi mi riferisco al sistema della pesca professionale, al sistema della pesca sportiva, ma anche a tutte le altre attività come il diporto e la nautica che ci girano intorno, e di proporre idee, di proporre sistemi che possono essere messi in atto in un ambito di un piano di gestione per garantire appunto la sostenibilità e la fruibilità di questa zona. L'istituzione delle aree marine protette ha incrementato la sensibilità verso l'ambiente e ha aumentato la consapevolezza che proprio dall'ambiente dipende il benessere dell'uomo. È indispensabile che la gestione sappia coniugare la tutela dell'ambiente con le esigenze dei cittadini, che reclamano il diritto a godere delle meraviglie che il territorio offre loro. Occorre dunque uno sforzo da parte del mondo scientifico e delle amministrazioni affinché esse siano pensate per migliorare la qualità di vita di oggi, per poter guardare con fiducia al mondo di domani.